sicuramente i ragazzi hanno interpretato al meglio la gara, hanno interpretato al meglio il momento particolare che stanno attraversando, gli è stato chiesto un po' più di responsabilità rispetto agli ultimi momenti, un po' più di responsabilità per questa partita, hanno risposto tutti, si è dato la possibilità a tutti realmente di prendersi le proprie responsabilità sul campo, sono contento per questi tre allenamenti che abbiamo fatto questa settimana con una buona intensità e che sicuramente ci permettono di andare avanti con più fiducia. Ah, sicuramente per me è importantissimo, come dicevo in questi giorni a qualcuno, io questa maglia effettivamente me la sento marchiata addosso, sono cresciuto qui, per me è un'enorme soddisfazione poter sedermi sulla panchina dove da piccolino la guardavo a chilometri e chilometri di distanza. Ma guarda, in campo all'inizio ho visto una squadra un pochettino contratta, che però durante la partita ha dimostrato di comunque avere un crescendo, anche se guardando un attimino i tabellini, è stato un crescendo fino all'ultimo quarto. Abbiamo un po' lasciato in difesa nel quarto quarto, però sicuramente la prova più importante è stata quella proprio dell'aggressività e dell'intensità difensiva che ci ha permesso di andare dall'altro lato in attacco con molta più tranquillità e di andare avanti sui nostri giochi fino alla fine. In settimana i ragazzi hanno risposto abbastanza bene, sono contento, ho visto dei sorrisi sulle labbra dei ragazzi, è stata la prima cosa che ho chiesto, è importante divertirsi a questo gioco in primis, anche se loro lo fanno per professione, però per prendere delle soddisfazioni devono venire in campo con la voglia di potersi allenare giorno per giorno, migliorare, dimostrare sul campo ognuno dal primo all'ultimo di poterci stare anche 30 secondi, però lo devono dimostrare in allenamento. Noi in settimana abbiamo lavorato comunque su tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. È ovvio che nel preparare la partita dal punto di vista tattico sapevo benissimo di affrontare una squadra comunque con caratteristiche giovanili, di pressing tutto campo, a uomo, di zona zone press 2-2-1, quindi ovviamente l'abbiamo preparata ad hoc. Sono contento che i ragazzi hanno recepito in brevissimo tempo perché comunque ci abbiamo lavorato solo 2 giorni. Però forse anche per la semplicità con cui si sono posti a utilizzare questo aspetto tattico ci ha dato la possibilità di attaccare la zone press e la uomo press senza nessun problema. Come dicevi giustamente tu, gli unici che hai palle perse, guardavo prima negli scout, abbiamo fatto una palla persa in meno rispetto alle palle recuperate, che abbiamo recuperato un pallone in più nell'economia della squadra, però le 13 mi pare palle perse sono state, come hai detto tu, esattamente, se non ricordo male, 11 su palleggio o passi, mentre 2 sole sulle rimesse laterali. E questo è colpa mia, tra virgolette, perché sulla rimessa laterale l'abbiamo preparato, forse sorvolandolo un poco rispetto alla rimessa dal fondo che abbiamo lavorato tutta la partita, però alla fine anche sul campo siamo riusciti a trovare il giusto aggiustamento già nel quarto quarto e poi sulle rimesse laterali abbiamo avuto più problemi. Sì, ripeto, la partita ha dato la possibilità di farlo, me ne sono preso le mie responsabilità, sono stato tra virgolette fortunato, le cose sono andate bene, ripeto, ma è necessario perché comunque è una panchina un po' corta in alcuni ruoli. Ho dovuto per forza operare questi cambi. Quindi sono contento che Bruno abbia risposto al meglio, sono contento per Paola che comunque ha avuto un atteggiamento positivo in crescendo, come dici tu, ma anche perché effettivamente in settimana ha iniziato anche un po' a recuperare la forma fisica che ultimamente era un po' giù. Dal punto di vista personale, a chi dedichi questa vittoria? Ma sicuramente questa vittoria la dedico intanto alla società che mi ha dato l'opportunità di potermi sedere sulla panchina. Una società che mi ha cresciuto e sicuramente alla mia famiglia e alla mia ragazza. Parlavamo delle foto al centro viola con te, bambino, al mini basket. Una bella soddisfazione sedere per la prima volta capo allenatore. Sì, ripeto, una bellissima soddisfazione, sono contento. Qualcuno in settimana mi ha chiesto se ero un po' emozionato, un pochettino sicuramente lo ero, però sapevo di andare a fare una cosa importante e davanti a queste cose nello sport l'emozione va sempre messa da parte.